Con la legge 227-2017 è stata istituita anche in Italia la giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, terza domenica di novembre. Un riconoscimento che non può esaurirsi nel ricordo di un giorno, ma impegna le istituzioni a promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale. Nel 2019 le vittime sono state 3.173, 9 morti e 661 feriti al giorno, di cui invalidi permanenti. Aumentano le vittime da 20 a 29 anni e da 45 a 54 anni. Sono dati che chiamano in causa la responsabilità delle istituzioni e dimostrano che la prevenzione non è reale priorità dello Stato. Le istituzioni non si sono poste in tempo il problema dell'obiettivo da raggiungere e non hanno definito adeguate strategie. Chiediamo serie politiche di prevenzione per rendere realistico l'obiettivo europeo della visione zero, a partire dai nostri contesti territoriali, dimezzamento dei morti entro il 2030 ed azzeramento entro il 2050. Noi dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e Progetti per Debi sosteniamo che l'azzeramento dei morti debba avvenire già dal prossimo anno e per arrivare a questi risultati ci si deve impegnare già da oggi. Occorre pertanto porre attenzione non solo alla formazione del conducente, ma anche al sistema organizzativo e alle caratteristiche della mobilità e delle infrastrutture nei nostri territori. Tenuto conto che la prevenzione è una responsabilità condivisa e ciascuno deve fare la propria parte, le vittime della strada nella giornata della memoria ricordano alle istituzioni che i responsabili della strage non sono soltanto gli utenti della strada che non rispettano le norme, ma sono anche quegli enti che non perseguono gli obiettivi per i quali esistono e per i quali noi contribuenti paghiamo le tasse. Il ricordo sia monito per tutti, istituzioni e utenti della strada. Il numero degli incidenti stradali mortali nel 2021 in Italia, come in altri paesi, è in aumento. Quasi la metà degli schianti gravissimi è avvenuta al sud, sulle nostre strade provinciali. Complice la velocità, la distrazione, l'uso di droga e alcol, una guida spregiudicata. A preoccupare il legislatore che da poco ha introdotto nuove sanzioni alle violazioni del codice della strada e soprattutto l'uso del telefonino, che come sappiamo è severamente vietato mentre si è alla guida. Le nuove norme del codice della strada inseriscono il divieto di utilizzo alla guida anche di tablet e PC. Le regole però senza il buon senso non bastano. Come istituzioni faremo la nostra parte e terremo sempre alta l'attenzione ai dati che ci forniranno gli osservatori e soprattutto daremo seguito alle richieste delle associazioni delle vittime della strada. Mentre sei alla guida, ricorda che la sicurezza è tutto, guida e basta. Thank you.